A metà dell'estate, alla villa dei Conti Pevoli, ormai c'erano tutti. Tutti, meno lui. Lui mancava da 6 anni. Era là, in mezzo alla valle, da solo, con il suo cannocchiale, a spiare la grande palude, per paura che Pitocco, com'era, qualche malintenzionato, potesse portargli via tutta quell'acqua. Lui era Tiburzio Floriano Bernardo Federico Anselmo Filiberto, per grazia di Dio, 16° conte della famiglia Pepoli, e matto per un colpo di sole. Ormai, alla villa si erano dati pace, e neppure la vecchia Enrichetta Marchesa di Lovoleto, e neanche l'eccellentissimo Monsignor Zacchia, vicelegato di Bologna, erano riusciti a portarlo via di là. Che cosa gli passava per la testa, è difficile dirlo. A farlo tirare avanti, a farlo mangiare, insomma, ci pensava la sorella Margherita Giuliana, generalessa dell'arciconfraternita delle Pie Dame di San Sisto, protettore delle anime ravvedute. Ogni mesata buona, 5 galeotte di argenta, grassatori, stupratori, assassini, ladri e spergiuri che avevano deciso di tornare sulla buona strada, avevano l'ordine di portargli le provviste. Per arrivare da lui c'era da fare un viaggio lungo e difficile, un po' in barca e un po' sulla terra. Tu mangi i panini e muove, sta proprio qua. Facciamo per il durmitello, eh? La cagliamo ti re, Clemei, vamo là? Muove il ban, Clemei, Ehi, Oh, fame, oh, fame.